diretta Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati. Buongiorno a lei. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, Di Maio, non le dirò onorevole perché so che chiaramente le viene l'orticaria come voi dei 5 Stelle. L'avevo preparato. Entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata perché abbiamo tantissime cose da chiedere. Parliamo subito del referendum costituzionale del 4 dicembre. In estrema sintesi, qual è la posizione dei 5 Stelle e il suo commento dopo la bocciatura del TAR del Lazio al vostro ricorso di Sinistra Italiana sul quesito? Beh, sulla questione del quesito, che è il titolo della legge, per noi il titolo della legge non rispecchia assolutamente il contenuto, come il titolo della buona scuola non rispecchiava il contenuto, infatti ha massacrato gli insegnanti, il titolo del Jobs Act ha creato solo più precariato, sono tutte leggi con bei titoli e pessimi contenuti. Io al referendum voterò no, il Movimento 5 Stelle è schierato sul no. E lo è perché in questi anni, dopo averci tolto il diritto di voto alle province, alle città metropolitane, cambiato leggi elettorali come in Sicilia nei comuni per provare a non far vincere il Movimento 5 Stelle, adesso con questa riforma costituzionale ci toglieranno anche il diritto di votare il Senato. Un Senato della Repubblica in cui entreranno consiglieri regionali che diventeranno senatori con l'immunità parlamentare e non eletti da nessuno. Chi ha gestito la sanità negli ultimi 15 anni in Italia adesso andrà in Senato col titolo di senatore a fare leggi sulla sanità. Questo è inaccettabile in un paese in cui dovremmo avere più strumenti di democrazia e invece più si va avanti e più ci tolgono diritti di democrazia. Di Maio, è attesa per oggi, lo abbiamo visto anche sui quotidiani, la lettera dell'Unione Europea per avere chiarimenti sulla nuova legge di bilancio. Il Premier Renzi l'ha definita fisiologica. Il suo parere su quesito e manovra? Dobbiamo fare, secondo me, un esempio, che è quello di un imprenditore che va in banca per farsi dare un prestito per la sua azienda. Cioè l'imprenditore che va in banca e si fa dare un prestito per la sua azienda, quindi si indebita, per comprare macchinari, fare più business e poi ripagare il debito. E poi c'è quello che va in banca, fa un debito e si compra la Mercedes e l'anno dopo non ha più i soldi per pagare quel debito. Renzi, sono 2 anni che ci sta indebitando per dei bonus che non creano sviluppo economico per ripagare il debito l'anno dopo, e questo ormai l'Unione Europea l'ha capito. Noi abbiamo perso tantissima credibilità. Io credo che si possa fare deficit in questo paese, ma per investimenti produttivi, ad esempio nella seria politica energetica che oggi ci vede ancora fermi al palo. Dovremmo fare investimenti in rinnovabili che danno nuovi posti di lavoro, fanno sviluppare nuove piccole e medie imprese, e per quello si può fare anche deficit. Io invece vedo deficit per dare qualche mancia elettorale in vista del referendum per provare a far vincere il sì. Lo ha già fatto anche prima delle amministrative, lo ha già fatto in passato, ma questo modo di gestire il debito dei cittadini italiani e dei nostri figli è criticabile e l'UE lo sa. Come vede questo scontro? Come lo valuta questo scontro tra Bruxelles e il governo italiano? Costruttivo oppure no? Guardi, a me sarebbe piaciuto lo stesso scontro, però nei fatti in passato, quando l'Unione Europea aveva detto che avrebbe redistribuito circa 40.000 migranti dall'Italia in altri paesi dell'Unione Europea. Noi avevamo anche votato questo provvedimento che sostanzialmente faceva in modo che una parte dei migranti che erano presenti sul suolo italiano venissero allocati, ricollocati in altri paesi dell'Unione Europea. Poi non se n'è fatto più nulla, però il Premier Renzi, oltre a protestare in conferenza stampa, non è che abbia battuto i pugni sul tavolo quando era il momento. Lui continua a dire in TV: noi diamo 20 miliardi di euro all'Unione Europea ogni anno e ce ne rientrano solo 12. Bene, ma allora passi ai fatti. Se questa Unione Europea, che noi paghiamo 20 miliardi di euro ogni anno, non fa quello che dovrebbe fare l'Unione Europea, allora cominciamo a trattenere una parte del contributo economico che trasferiamo ogni anno e gestiamo la crisi migranti almeno con maggiore efficienza. Io vedo semplicemente un Presidente del Consiglio che inizia lo scontro con l'Unione Europea in vista di qualche campagna elettorale, perché
scontrarsi con l'Unione Europea fa consenso in questo paese, e fa consenso a giusta ragione, perché ricordiamoci che l'Unione Europea, che doveva proteggere il nostro mercato interno, ha massacrato i nostri agricoltori con trattati come quelli sulle arance marocchine e sull'olio tunisino. Io sono stato a Vittoria, che è il secondo mercato ortofrutticolo d'Italia, dove gli agricoltori ormai sono nelle grinfie di debiti delle banche e stanno per chiudere bottega a causa di questi trattati scellerati. Entriamo nel vivo, diciamo, di quello che è un po' l'attrito delle ultime ore tra lei e il Premier. Cosa risponde a Renzi, che le ha fatto un po', diciamo così, le pulci sulle sue presenze in Parlamento? Le ha detto in sostanza che dovrebbe prendere il 37% dello stipendio perché ha questa percentuale di presenza in aula alla Camera. Non si spiega perché, in realtà io ho solo il 12% di assenze, il resto ovviamente, io sono un vicepresidente della Camera, quando non voto mi ritrovo o a presiedere o a fare tutta un'altra serie di, a svolgere un'altra serie di funzioni che mi vedono in missione. Infatti 3 vicepresidenti su 4 abbiamo circa lo stesso numero di voti in missione, quindi in linea. Però questa questione delle presenze in aula lo sta utilizzando il Presidente del Consiglio per non rispondere ad una domanda. Oggi e domani il Movimento 5 Stelle porta alla Camera dei Deputati in aula una legge che dimezza lo stipendio dei parlamentari, cioè quello che già fanno i parlamentari del Movimento 5 Stelle, dimezzandosi l'indennità parlamentare e restituendo i rimborsi che non rendicontano, praticamente lo vogliamo applicare a tutti i parlamentari della Repubblica. Il Presidente del Consiglio ha risposto: ma io vorrei farlo in base alle assenze, vorrei pagarli in base alle assenze. Va benissimo, però si parte dalla base dello stipendio dimezzato, perché oggi già esiste una norma alla Camera e al Senato per cui se non partecipi ad una giornata di voti ti tolgono 250 euro, ma se il tuo stipendio base è 10.000 euro lordi più i rimborsi, capirà che 250 euro che ti tagliano sono relativi. E noi oggi vogliamo sapere dal Presidente del Consiglio se domani il Partito Democratico voterà oppure no per questa proposta di legge che dimezza lo stipendio ai parlamentari. Poi, se lo stipendio dimezzato lo vogliamo erogare sulla base delle presenze, presentino un emendamento domani in aula, presentino una proposta di modifica e la discuteremo tutti quanti insieme. Invece domani sembra ci sia la volontà del Partito Democratico e del Partito Matteo Renzi di rimandare in commissione la proposta di legge. Rimandare in commissione si traduce: mi tengo tutto il malloppo, e questo è inaccettabile in un paese in cui lo stipendio medio degli italiani è molto, assai inferiore a quello dei parlamentari. Ecco Di Maio, leggendo oggi proprio quanto lei ha appena annunciato sui giornali, sono un po' di numeri: con questa proposta taglia stipendi si verrebbero a risparmiare 87 milioni di euro, che non sono pochi, ci mancherebbe, ma servono a rimettere insieme l'Italia, o meglio, bastano i costi della politica, tanto argomento tanto caro a tutti, davvero sono l'unico problema dell'Italia? La questione dei costi è una questione importante, perché per esempio il Presidente del Consiglio ha legato la nuova riforma costituzionale anche alla questione dei costi, e con la nuova riforma costituzionale, che ci sono voluti 2 anni di lavoro e un referendum che si svolgerà il 4 dicembre, dove spero vinca il no, si risparmieranno circa 50 milioni di euro. Noi con una legge da votare 3 ore alla Camera domani e 3 ore al Senato facciamo risparmiare 87 milioni di euro. Detto questo, io penso che più dei risparmi sia importante il segnale, perché in un paese in cui le iniquità tra la politica, coloro che sono nelle istituzioni, e i cittadini sono troppo alte, quando queste iniquità sono così alte, i cittadini non credono neanche nelle leggi che quelle istituzioni fanno. Pensiamo ad un pensionato minimo che vede un politico che dopo 3 anni in Parlamento prende 8.000 euro al mese di vitalizio. Quando è che quella persona, quel pensionato minimo, crederà mai nello Stato? Mai. Noi dobbiamo eliminare queste iniquità e drenare anche un po' di risorse, perché tenga presente che i parlamentari del Movimento 5 Stelle, tagliandosi lo stipendio, hanno messo insieme 18 milioni di euro in 3 anni. L'abbiamo messo in un fondo per il credito a chi voleva aprire un'impresa. Oggi esistono 3.000 imprese in Italia che danno 6.000 posti di lavoro agli italiani. Non cambiano l'economia, ma oggi ci sono dei cittadini che invece di espatriare hanno aperto un'azienda con i soldi degli stipendi dei parlamentari. Questa è una cosa rivoluzionaria che dà fiducia nello Stato e nelle istituzioni. Luigi Di Maio, le polemiche sulle sue spese, ha qualcosa da rimproverarsi o ritiene che siano attacchi funzionali agli avversari politici?
Guardi, abbiamo già affrontato questo argomento durante questa intervista, ma io nei miei 3 anni e mezzo in cui ho svolto il ruolo di deputato e vicepresidente della Camera, ho rinunciato a tutti gli stipendi aggiuntivi, a tutti i rimborsi aggiuntivi e ho rendicontato ai cittadini, come tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle, quello che spendevo. Il risultato è stato che in 3 anni io ho rinunciato ad oltre 200.000 euro dei miei stipendi e ho speso 40 euro ad evento per i miei eventi sul territorio, perché questa è la media, 40-45 euro. Se questa cosa merita la prima pagina, quello dei 40-45 euro ad evento, allora io vorrei essere anche in prima pagina, perché in 2 anni e mezzo ho restituito 200.000 euro degli stipendi che non mi spettavano. E noi non stiamo dicendo che la politica si debba fare senza soldi, noi stiamo dicendo un'altra cosa, che i soldi sono troppi e con un terzo dei soldi che entrano si può fare allo stesso politica, ci si può muovere sul territorio, si possono fare eventi, si può svolgere il mandato elettorale che ci hanno dato i cittadini. Luigi Di Maio, ne approfitto della sua onestà intellettuale e non solo per fare una domanda un po' più cattiva, fra virgolette. I suoi errori, in particolare sul caso Roma, di cui va detto, ad onor del vero, si è scusato pubblicamente, in qualche maniera, secondo lei, possono averla, mi capisca, bruciata in un'ottica futura di leadership, o il fatto appunto di aver ammesso, cosa che non succede a tutti, questi errori hanno rafforzato la sua posizione? E poi le chiedo, il rapporto con Di Battista è un amico, compagno di movimento, o in qualche maniera un possibile avversario per il futuro? Guardi, sulla prima domanda che mi ha fatto, io credo che debbano rispondere i cittadini italiani. Io credo semplicemente che quando si fa un errore o una leggerezza, si ammette l'errore e la leggerezza, che è fatta in buona fede, e poi testa bassa e pedalare, si continua a lavorare per il paese, si continua a lavorare per i cittadini italiani, per i problemi che ci affliggono. 11 milioni di persone che hanno rinunciato a curarsi per difficoltà economiche, per esempio, impongono una riforma della sanità. Dobbiamo schianciare i partiti politici dalla nomina dei dirigenti della sanità, sennò questa sanità non riparte più. Però è chiaro anche che poi saranno i cittadini italiani a valutare quello che è stato il mio operato in questi 3 anni e mezzo da vicepresidente della Camera e deputato. Con Alessandro è inutile dirlo, c'è un ottimo rapporto, siamo amici, ma soprattutto siamo un gruppo, quello del Movimento 5 Stelle in Parlamento, che ogni giorno porta avanti delle iniziative per provare a dare un'alternativa al vecchio sistema dei partiti, e questo ci affiata molto, ci fa lavorare, a volte ci sono le differenze di vedute, per carità, ma l'obiettivo è comune di tutti quanti. Di Maio, io adesso la prendo e la porto oltreoceano, perché la scorsa settimana c'è stata questo incontro, questa insomma cena importantissima tra il presidente americano Barack Obama e il premier Matteo Renzi, una serie di eccellenze italiane, e Obama ha speso belle parole per Renzi. È stato un vero e proprio endorsement, secondo lei, uno spot elettorale? Diciamo che Obama non è la prima volta che interviene su un referendum di un altro paese, è stato anche in Inghilterra a sostenere il Remain e poi ha vinto il Brexit, adesso sostiene il sì, e questo, il fronte del no dovrebbe essere rincuorato per questo. Detto questo, la cena con Obama, l'ho già detto ieri e lo ribadisco ancora, è un po' la rappresentazione di come ci vedono gli americani e come ci vede lo Stato americano nella politica estera. Berlusconi lo fecero parlare in congresso per riempire le pagine dei giornali italiani qualche anno fa e fu accontentato. A Renzi hanno fatto fare una cena per riempire le pagine dei giornali italiani, dei TG, ed è stato accontentato. In cambio ci chiedono di approvare trattati che distruggono il Made in Italy, come il TTIP, di portare i nostri militari al fronte con la Russia. Io credo che con gli Stati Uniti ci debbano essere ottimi rapporti, però tutti quanti sanno che quella scena è stata più una scena di teatro, un colpo di teatro, che una possibilità di ottenere dei risultati per i nostri due paesi, per gli Stati Uniti e l'Italia.
Abbiamo in diretta il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio. Le concedo ancora un minuto perché lei sa, i tempi radiofonici sono spesso serrati e siamo quasi in conclusione della nostra chiacchierata. Ancora confido nella sua franchezza. Il caos in Campidoglio delle scorse settimane non se ne parla più perché i media non ne stanno più parlando. O finalmente, detto proprio chiaramente, sono finiti i pasticci e si lavora finalmente per i romani? Noi, per quanto riguarda il caso Roma, noi abbiamo avuto semplicemente la defezione di un assessore al bilancio che abbiamo sostituito. Adesso è arrivato in forze anche un imprenditore veneto che gestirà le partecipate come assessore alle partecipate e le ottimizzerà. In 3 mesi abbiamo recuperato già 11 milioni dal taglio agli sprechi e 9 milioni l'abbiamo destinato agli studenti disabili delle scuole. Quindi si sta lavorando e forse, se posso fare un po' il maligno, è per questo che non se ne sta parlando più. Bene, io ringrazio anche per l'estrema sintesi, so che non è facile, certo. Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, nostro ospite questa mattina, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie mille, arrivederci.